Crash, ma come si fa a spaccare come un kart racer? Crash Team Racing, o CTR, è stato definito almeno da un recensore il miglior gioco di kart di sempre. Ora ti offre ancora più modi per sfidare i tuoi amici. Abbiamo chiesto ai sviluppatori di Naughty Dog di mostrarci perché è fantastico, come ottenere il massimo da esso e come puoi ottenere quel vantaggio che lascia i tuoi amici nella polvere. Quando li abbiamo raggiunti, stavano cercando di battere a vicenda su una pista vicina. Di Naughty Dog siamo grandi fan del genere kart racing, siamo anche estremamente appassionati di giochi multiplayer e volevamo portare i due generi su PlayStation, e in America questa è la prima volta in realtà che è stato fatto veramente per PlayStation. Finora la stampa è stata estremamente entusiasta del gioco. Penso che una delle cose che più li entusiasma, oltre alla tecnologia e al fatto che il motore grafico sia così bello, pulito e nitido, è il fatto che ci siano tante opzioni. Puoi scegliere la modalità arcade, che ti permette di entrare e gareggiare contro altre auto. Puoi farlo in uno o due giocatori. Puoi andare in modalità versus con uno, due, tre o quattro giocatori, così puoi giocare contro i tuoi amici con un multitap. Puoi andare in modalità prova a tempo, che è solo tu e il percorso nel tuo miglior tempo. C'è una gara delle reliquie che ti permette di correre intorno al percorso con dei box temporali che bloccano il cronometro per un po', quindi c'è un po' più di strategia. C'è una modalità avventura dove raccogli gemme, trofei, le cose per cui i giochi di Crash sono famosi e punti al 100%. E poi c'è una modalità battaglia che è abbastanza diversa. Partecipa alla gara e puoi giocare con uno, due, tre o quattro giocatori. Praticamente non c'è una linea di arrivo, ci sono solo missili, razzi, scudi. È una sfida all'ultimo sopravvissuto e abbiamo molte opzioni per le squadre, 2 contro 2, 3 contro 1, facciamo molte cose diverse. Questi due ragazzi hanno progettato i tracciati tortuosi che ti sfideranno. Gli abbiamo chiesto cosa risalterà e come puoi ottenere un vantaggio. Sono davvero orgoglioso del grande volo. Penso che il gameplay verticale in questo gioco di corse sia qualcosa che non abbiamo mai visto prima in nessun altro gioco. E l'idea di un indicatore di tempo in volo e di cercare di fare grandi salti per ottenere grandi turbo. Abbiamo visto che le persone sono molto attratte dal cercare posti sulla pista dove possono fare salti più grandi. Alcune delle altre cose su cui ci siamo concentrati erano dare a ogni pista un tema specifico. Nel livello delle fogne c'è una half pipe su cui corri, salendo e scendendo nelle curve e quasi prendendo aria sulle estremità del tubo. Un altro tema che abbiamo è il livello del castello, dove in pratica tutte le curve sono di 90 gradi, quindi bisogna navigare molto velocemente e con precisione. Molti giochi di corse si basano su un controllo morbido e devi lavorare davvero duro solo per rimanere in pista. Abbiamo deciso fin dall'inizio di dare al giocatore un controllo molto preciso e poi rendere il gioco complicato, così che dovevi scegliere buone traiettorie, evitare gli ostacoli e lavorare duramente per ridurre i tempi sul giro. Abbiamo un sistema turbo piuttosto sofisticato in cui il giocatore può ottenere turbo in almeno 4 modi diversi. Usando una combinazione dei 4 tipi di turbo, in alcune piste puoi essere in turbo costante per tutto un giro. Un consiglio per essere il miglior pilota possibile è prendere la parte superiore dei dossi. Vedrai un sacco di colpi in fila per superarli davvero. Se colpisci la parte posteriore di uno, boom, non andrai più avanti perché ti schianti contro la parte posteriore. Quindi se lo colpisci bene, se riesci a centrare la parte superiore, arrivi e superi. Una cosa davvero fantastica di questo gioco è che puoi giocare con gli amici e scegliere tra oltre 12 personaggi, inclusi i cattivi. E c'è un nuovo cattivo, N-Oxide. Ecco da dove viene. Durante la costruzione dello scenario spaziale tutto è andato a posto, perché non un alieno. Jason ha avuto l'idea delle quattro gambe. I nostri produttori giapponesi hanno proposto il design simile a un casco da pilota. Diversi produttori americani hanno suggerito le trecce che escono ai lati del casco. È stato un mix molto efficace di tutti i contenuti. Prima di andarcene, abbiamo scoperto che i Naughty Dog Developers hanno creato un download esclusivo per abbonati come te. Come ringraziamento speciale ai PlayStation Underground viewers per tutti questi anni di gioco con Crash Games. Abbiamo su questo PlayStation Underground un personaggio segreto che può essere sbloccato solo con PlayStation Underground. Giocalo. Prenditi gioco dei tuoi amici. Prendi in giro i tuoi amici? Prendi in giro i tuoi amici? Possibilmente prendersi gioco dei tuoi amici? Sai, non sono molto... Ci sto, quindi...
GTR. Non è un semplice gioco di corse, ma l'occasione per sfidare i tuoi amici nella battaglia definitiva su ruote. Buona fortuna a prenderli a calci nel sedere.